tutti intorno in piazza. C'è qualche problemino. Infine ha questa critica, secondo me molto pregevole, e tra l'altro è solo a Napoli, perché a me capita, come anche a Tiger, di parlare con colleghi di altre città che seguono altre squadre, talvolta dall'estero, e di Insigne si parla nei termini normali, come di un giocatore importante, un giocatore forte, magari non un campione, non un fuoriclasse, per me non lo è, ma un giocatore che in Italia è sicuramente tra i primi due o tre, Donnarumma forse oggi è più forte, ma io dopo sinceramente metto Chiellini e Bonucci tra parentesi, perché ormai li conosciamo, hanno un'età, però poi c'è Lorenzo Insigne e più qualche altro sul suo livello. Faccio un esempio, Immobile, che ha vinto la Scarpa d'Oro, perché è un grande attaccante, in nazionale ha dimostrato molto meno di Lorenzo Insigne. Insigne ha fatto la storia di questo europeo, ha portato l'Italia in semifinale con un gran gol, quindi questo che deve fare. Quindi queste valutazioni sono veramente ingenerose, ma secondo me inaccettabili. Preferisco Sigurd che mi si dica Insigne mi è antipatico. Sì. E allora va bene, perché ognuno ha la sua idea, per carità, può capitare anche che non ci sia simpatia. Però no, dire queste cose qui vuol dire essere un po' fuori dal mondo, possiamo dirlo. Sì, allora siamo tornati in diretta anche su Facebook, ragazzi, stiamo veramente assistendo e partecipando per fortuna al momento in maniera coperta ad un temporale di quelli fortemente trentini ai piedi delle Dolomiti del Brenta. Andiamo al telefono, vediamo se c'è un telespettatore in attesa. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, ti sento. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giovanni. Mi senti? Ciao Giovanni, benvenuto. Giovanni da Sestolunga. Vai. Non ci sentiamo da tanto. Senti il rumore della pioggia. Sì. Sì. Come stai? Bene, Giovanni. Vai pure, ti ascolto, poi dopo ti rispondo. Volevo parlare un po' della partita, dice non dobbiamo parlare più del Verona, però mi è rimasta qua sullo stomaco e ce l'ho ancora. Purtroppo la società, calciatori e tutti, io do ragione a De Laurenti, secondo me è il migliore, perché è l'unico che fa il suo dovere. Gli altri purtroppo si stanno... non vanno quelle che dovrebbero ogni volta, perché la partita con Verona hanno buttato un campionato intero e di questo mi dispiace tanto. Poi speriamo che quest'anno le cose vanno meglio. E un'altra cosa, volevo notizie sul Mozzano, che so che sì, sta infortunato. Ci saluta. Va bene, ci rispondiamo, grazie. Buon proseguimento. Grazie per aver chiamato, Giovanni. Ci sentiamo allora. Ciao. Ciao. Scusate, ma anche il ritorno in cuffia è abbastanza difficile e fastidioso, perché fuori noi siamo al coperto, oltre il palco che ci ospita c'è veramente gran casino, gran rumore. Io ho grande fiducia nella copertura del palco di Di Maro. Sai, però è stata realizzata a prova di... Lo di spero, tuono. Mi fido di te, mi fido di Silver che riesce con un'abilità incredibile, è un fenomeno, con una nonchalance a far diventare questo momento di preoccupazione un evento, diciamo, interessante da seguire, però qualche struttura ha mollato, ha ceduto nei pressi, però va così. A cedere, sì. Il nostro amico Giovanni Assessore Dunca ci chiede se sappiamo qualcosa delle condizioni di Lozano e in recupero. Sì, per fortuna non ha avuto danni all'occhio e questa è la notizia più importante. Ha avuto una fortissima contusione allo zigomo, non una frattura, però ha avuto una botta, diciamo, di quelle pesanti. Ha bisogno di riposo, deve recuperare, sicuramente recupererà al 100%, però è una zona molto particolare, tra l'altro l'impatto gli ha causato dei problemi proprio ai nervi, quindi è gonfio, sente dolore. Mi dicono anche di emicranie importanti,
insomma, deve recuperare con calma, credo dopo la prima sosta che arriverà dopo le prime due giornate Lozano potrebbe essere disponibile, anche se i tempi potrebbero essere un po' più lunghi, però sai, con la testa non si può scherzare. Inizio da titolare per Politano, perché ieri non ha risposto alla domanda del ragazzino che gli chiedeva: comincerai tu da titolare o Lozano? Beh, non lo so, chiedilo al mister. E allora, mister, che dici? Lancio la monetina. Vabbè, certo, Spalletti fa capire che ha due attaccanti esterni lì a destra importanti e il Napoli da questo punto di vista sta tranquillo. Per esempio, ecco, il cambio Lozano-Politano è un cambio che a me mi fa stare molto sereno, perché sono due calciatori sostanzialmente di pari rendimento. Forse Lozano ha qualche numero in più, ha un po' più di estro, magari ha qualche guizzo, però Politano secondo me rispetto a Lozano ha quella freddezza, quella capacità di entrare a partita in corso e credo anche quell'esperienza in Serie A che forse Lozano sta soltanto da poco iniziando ad acquisire, no? Perché è appena alla sua terza stagione quella che comincerà. Quindi Napoli può tranquillamente aspettare Lozano con calma, perché Politano per me è forte, a me piace molto, sì, ha fatto dei gol straordinari. Un giocatore fortissimo, fortissimo. Un bel colpo, sì. Gerardo Donnarumma ci saluta e ricambiamo. Francesco Fioretto, complimenti per la resistenza e il coraggio di stare lì sotto, ragazzi. Ma Francesco, noi siamo al coperto, quindi... Sì, siamo al coperto. La struttura, diciamo, è tecnicamente precaria, però è la più solida tra quelle che si possono trovare qui. Che sono in circolazione. Esatto, altre che vediamo qui sono... ben meno resistenti. Comunque, scrive Francesco, Spalletti farà grandi cose nel Napoli, Insigne è fortissimo. Un saluto a tutti. Rocco Esposito, ma secondo voi parte Koulibaly? Io credo di sì. Salutiamo Anna Miele da Crispano, che è la sua migliore amica, e Simone Scotto di Carlo rende meglio di tutti l'idea. Wow, che botta d'acqua! Esatto, bomba d'acqua diventa botta d'acqua. Sì. Adesso ha mollato un pochino, sembra. Ci auguriamo che rimanga così, cioè piove ma normalmente. Su Koulibaly, ma sì, beh, io ho notato una cosa, che Spalletti, no, ha detto: io mi incatenerei per non perdere Koulibaly. Su Insigne non ha fatto questo passaggio, si è detto ottimista. La mia sensazione, appena ovviamente solo una sensazione, mi sembra un pochino più preoccupato per Koulibaly Spalletti, tanto da incatenarsi. Quindi un pensierino, devo dire la verità, condivido con la nostra amica, ce l'ho anche io da ieri, perché ha un po' calcato la mano, si incatena e poi Spalletti lo fa davvero, e quindi sì, mi ha dato una sensazione, devo dire la verità, anche a me mi è sembrato un pochino più preoccupato, mentre su Insigne l'ho sentito più ottimista, come ha detto lui. Koulibaly, è vero, il fatto, non mi aspettavo quella frase, non so chi è stata forte, è stata, sì, forte. Secondo me sì. Ma si è reso conto di quanto, vedendolo da vicino, di quanto è forte, di quanto è determinante. Devo rispondere a questo troll che scrive: ieri la società per l'ennesima volta ti ha scelto come moderatore, sbagliato. Vabbè, ma essendo troll, quindi non avendo tu identità reale, viene fuori anche il fatto che stride il tuo rapporto difficile con la lingua italiana. Per di più sei tifoso di una squadra che ha un rapporto difficile con il rispetto di regole, leggi e sentenze. Ah, vabbè. Quindi viene tutto di conseguenza. Come moderatore per l'incontro tra tesserati del club e i tifosi, per questo le tue considerazioni non saranno mai serene ed obiettive. La cosa migliore da fare è dichiararsi apertamente, fuori legge come te, per la società, così rispetti anche il tuo pubblico e non lo inganni. Perché mai? Per natura, veramente non inganno e non sono mai riuscito ad ingannare nessuno. E probabilmente quello è stato il mio limite, altrimenti avrei fatto parte del tuo mondo, del vostro mondo, quello taroccato, quello delle vittorie fasulle, quella dei messaggi ingannevoli, caro troll. E invece non è così. Delle bugie. E invece non è così. No, piuttosto in merito all'incontro di ieri è molto interessante come invece i tifosi siano andati al dunque, perché la cosa, il moderatore è un'altra cosa. Interagire con i tifosi per raccogliere e veicolare messaggi e domande che sono interessantissime per noi di Canale 8, perché non c'è da dribblare le domande dei giornalisti, ma da raccogliere l'input dei tifosi,
che sono la parte, secondo te o secondo molti degli amici che ci ascoltano, la parte più schietta, più pura, no? Più diretta, non c'è stata preclusione da parte della società, si è partiti da Napoli-Verona, si è andati alla sostanza, certo, infatti, e si è dimostrato disponibilità a raccogliere tutte ma poi, le domande. Come fai a essere così ambiguo se poi hai dato la parola a un contestatore? O era una signora, non ricordo se forse no, erano i due contestatori. Ecco, io non ho assistito dal vivo perché ero in sala stampa visto il maltempo. Che è un contestatore che ha anche un po' insistito, certo. Ha avuto molto tempo per dare le sue dimostranze e quindi a maggior ragione questo testimonia come l'incontro era aperto a tutti, no? Altrimenti un contestatore non avrebbe messo un pochino, tra virgolette, in imbarazzo la società, Spalletti che poi ha risposto. Quindi vedi, vi fregate da soli perché infatti poi vi smentiscono. Bruno Ruotolo, Meret ha subito 13 tiri quando ha giocato, 8 gol, 2 pali a portiere battuto e 3 parate, è un paperao. Meret, no, non sono d'accordo. Non sono d'accordo per nulla. Devo dire che Meret sicuramente ha un carattere schivo, un carattere da friulano, però ricordo anche che il miglior portiere della storia di Nozov è friulano come lui e ha lo stesso carattere, probabilmente nella stessa come dire, attitudine, e quindi questo conta fino a un certo punto. Credo che a Meret il dualismo con Ospina, cioè l'alternanza, ha fatto solo male, mentre Ospina, colombiano, esperto, tanti anni in Premier League, ragazzo solare, forte mentalmente, è riuscito a gestire con bravura. Meret invece ha avuto più problemi, tanto che purtroppo si è creata questa nomea vergognosa, io la definisco così, di un portiere scarso. Ma non scherziamo, qualcuno, come l'ha definito il nostro amico, è qualcosa di, anche in questo caso, di inesatto. Parlate, Silver ne intervista tanti, ma dico, ma non, cioè, voi le seguite le trasmissioni, tecnici, ex calciatori, c'è cioè Gennaro Iezzo, no? Che è un amico anche di Canale 8, che è un portiere, spesso spiega bene, ma tanti altri, nessuno esprime perplessità su Meret, nessuno. È chiaro che deve far meglio, però oggi che è diventato, mi auguro, il titolare inamovibile del Napoli, avrà più maggiore sicurezza e si saprà esprimere per quello che è il suo valore. Ma ti chiedo, Gio, su Ospina si sa qualcosa? Cioè alla fine rimarranno rimarrà Ospina? Ma Ospina è in vacanza, ha fatto ovviamente la Coppa America, tra l'altro. Alla grande? Coppa America, sì, ha fatto delle partite eccezionali. Ospina vorrebbe rimanere, è contento, la famiglia si trova molto bene, la moglie spinge per restare, però lui si è preso questa vacanza come riflessione da fare con il suo agente in base anche ad eventuali offerte, darà una risposta al Napoli se accettare o meno il ruolo di secondo che gli viene presentato naturalmente su, come dire, con delicatezza, ossia ci sono 3 competizioni e chiaramente avrà la sua importanza, però dovrebbe fare il secondo. Sicuramente il Napoli non parla di alternanza come avveniva un tempo. Se Spina accetterà, resterà, altrimenti cambierà squadra. Il Napoli è pronto ad affrontare la situazione o con un pensierino a Luigi Sepe, che col Parma di fatto ha perso il posto, cioè di Buffon, quando lo fermi a Buffon in Serie B le giocherà tutte. A De Laurentiis non dispiacerebbe promuovere Contini, perché al presente piace questo ragazzo, gli è simpatico. Lo vede molto attaccato ai colori, però 25 anni, ora o mai ora più. Ora o mai più, concordo. Potrebbe farlo, però ovviamente il presidente delega la decisione al direttore sportivo e all'allenatore su quale valutazione fare, e Napoli poi sceglierà. Io credo prenderà un altro portiere se Ospina andrà via, con Sepe che lo lascerei candidato. Sì, però voglio, secondo me resta Ospina. Beh, sarebbe una grande coppia di portieri, grandissima coppia di portieri, e poi in quel caso lì assisteremmo alla decisione di Spalletti, no? Perché secondo me si andrà verso il titolare, sì, non verso l'alternativa. Lui ha detto, io avevo Szczęsny e Alisson, sì, però era Szczęsny il titolare, giocava sempre lui, Alisson era tenuto un po' a parte, Szczęsny e Alisson. Due campioni, due fenomeni. E Alisson però sostanzialmente ha fatto la riserva alla fine, la Roma l'ha tenuto anche secondo me un po' ingiustamente, no, Spalletti poi a questo punto come secondo a parcheggio, e io me le ricordo qualche conferenza, sì, però ancora un po' si deve ambientare la lingua, così alla fine non ha giocato male, quindi la decisione fu per Szczęsny, e io credo che allo stesso modo
ricadrà su Meretto quest'anno. Voglio salutare Tony Iavarone, che ha ragione, ancora una volta sta studiando il titolo eventuale per un nostro inserimento nel TG. Tra poco finirete nel TG, vista quella, la, spero di no. Speriamo di no, vista la situazione meteorologica che ci sta avvolgendo. E allora, possiamo andare al telefono? Pronto? Sì, la Forza Napoli. Complimenti a voi e beati. Ciao, a voi, Don Ernesto, perché state al fresco e qua fa un caldo pazzesco a Napoli. Allora, c'ho... fa un caldo pazzesco a Napoli, sì, si dice l'hanno detto. Allora, qua no, per nulla. Ti volevo fare una domanda, ma te ne aggiungo altre due. La prima, i tre portieri che ci abbiamo adesso, per me sono, vanno bene. Sebe, se ti ricordi, voleva andare via perché non voleva fare il secondo, la prima. La seconda per Giovanni, premettendo che per me chi non vuole rimanere a Napoli se ne può andare, che Koulibaly so che se ne vuole andare, quindi conviene tenerlo scontento, che Koulibaly vorrebbe andare in Inghilterra, non dobbiamo svenderlo. La mia domanda è questa qua: il presidente del Napoli, ed io concordo, te l'ho detto, vorrebbe, chi non vuole rimanere se ne può andare, lui si vorrebbe vendere tutti, però con i soldi che poi incassiamo, perché dobbiamo fare la squadra del Bari? Cioè, noi paghiamo e il Bari ci guadagna. A me questo dà noia di questo presidente. Poi lo stimo, l'ho apprezzo su determinate cose, come stimo te e stimo i tuoi ospiti. Aspetto la tua risposta. Sei un grande TV. Ernesto, sempre Forza grazie. Napoli, grazie sempre, un abbraccio forte. Due cose per te, Gio. La prima è una considerazione, un'osservazione. Dice Luigi Sepe, sì, però io ricordo che Sepe quando andò via c'era un motivo, che non voleva fare il secondo. Eh beh sì, ma sono passati un po' di anni però. Sono passati un po' di anni, a me risulta che Sepe lo farebbe il secondo nel Napoli, con la garanzia di giocare in Coppa Italia che Spalletti dà al secondo portiere. Ha ragione, però qualche stagione passata Sepe non ha fatto benissimo nell'ultimo campionato e forse ha bisogno anche un attimo di ritrovare un ambiente diverso, di mettersi al lavoro per costruire una parte, insomma, non dico finale della sua, però ormai è un portiere maturo. Questa disponibilità io credo che Sepe ce l'abbia per fare il secondo del Napoli, comunque una squadra di vertice e dove giocherebbe qualche partita, non sarebbe sicuramente nel dimenticatoio come accadrà invece nel Parma, che fa solo la Serie B, solo il campionato, con Buffon che salvo infortuni è intoccabile. Quindi Sepe giocherebbe più nel Napoli che non nel Parma. Ma poi tra l'altro invito l'amico a questa riflessione: in Serie A le porte sono tutte occupate, l'ultimo è stato Montipò che è andato al Verona, l'Udinese ha preso Silvestri, l'Atalanta ha preso il suo portiere. Sai che Paleari è un gran portiere? Paleari non è male. Io l'ho visto in Serie B molte volte col Cittadella, grandissimo portiere, e c'era un anno che doveva andare al Toro, lui mi disse è quasi fatta, poi saltò, sì. Ma credo che il Benevento abbia preso un ottimo portiere. E appunto, a maggior ragione, anche in Serie B le squadre che forse sono più ambiziose, anzi senza forse, il Benevento lo è, hanno preso il portiere con Paleari, che è anche più giovane. E quindi credo che Sepe, tra fare titolare in una squadra piccola in Serie B e fare il secondo in una grande squadra nel Napoli, sceglierà sicuramente questa opzione. Poi Ernesto, tu dici una cosa che non mi risulta, perché dice, vabbè, prima per me tutti quelli che vogliono partire è giusto che vadano, d'accordo con te. Poi dici, mi risulta, dici tu, che Koulibaly voglia andare via, bisogna lasciarlo partire. A me non risulta che Koulibaly voglia andare via, anzi, a me risulta che Koulibaly sia perfettamente identificato con questi... con questi colori. Lo dimostra anche. E lo dimostra anche. Quindi sarebbe sciocco a prendere in giro i tifosi. Koulibaly è un ragazzo intelligente, un ragazzo di cultura, quindi non è così. Koulibaly semplicemente chiede, qualora arrivasse un'occasione importante per la sua carriera, di andare a giocare in un club ambizioso, in un club di livello, con un ingaggio perché no ancora più alto, perché è legittimo che Koulibaly aspiri a questo, chiede al Napoli di liberarlo e di consentirgli di fare questo ultimo passo, perché poi l'età è quella che è. E poi dice la conclusione di Ernesto: a me quello che dà fastidio, apprezzo il presidente per tantissime cose,
quello che mi dà fastidio è che con i soldi che entrano da cessioni o affari si debba poi foraggiare e creare il Bari. No, questo non è, no, 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 non è, non è così, non è possibile. L'unico incrocio che è stato fatto è quello chiaramente della proprietà e di qualche dirigente che, diciamo, con un occhio ha seguito anche il Bari, però forse non l'avesse mai fatto, sarebbe stato meglio, perché De Laurentiis non è soddisfatto di come sono andate le cose. Però si parla di persone, di uomini, di idee, qualche calciatore che viene preso dal Napoli, viene girato, tutto perfettamente normale come fanno altre squadre. Anzi, il Napoli e il Bari lo dichiarano apertamente, altre squadre invece hanno le succursali come dire nascoste, con la saracinesca abbassata. Economicamente non c'è alcun tipo di intreccio di traffico di soldi, mi stupisce che qualcuno ancora pensi a una cosa simile. Anzi, per carità, devo dire una cosa. I tifosi del Bari che sono molto arrabbiati. Molto, devo dire una cosa in chiusura di questo blocco prima di andare in pubblicità. Io penso, con tutti i limiti o i difetti che può avere il presidente De Laurentiis, che può piacere o no, intanto se il Napoli a questi livelli qualcosa, la tifoseria qualche merito gli deve pur riconoscere, che sia un virtuoso, cioè rigorosamente rispettoso delle regole, delle norme. Sì, assolutamente. Anzi, in maniera maniacale. Sì, non è uno spregiudicato, no, assolutamente. Uno che prova a fare cose così, doppi giochi o manovre ardite dal punto di vista finanziario. Tra l'altro, veramente sa paura di sgarrare anche dal punto di vista degli stipendi. Sì. Molti presidenti li pagano in ritardo, chiedono ai calciatori di aspettare o semplicemente non pagano. E De Laurentiis invece ha proprio timore nell'andare in ritardo, è una cosa che lui non si sente di fare, è molto scrupoloso da questo punto di vista. E infatti tutti i dipendenti attuali e passati di De Laurentiis lo riconoscono e dal punto di vista imprenditoriale e di serietà parlano bene di lui, e secondo me non è poco. Ci fermiamo, break pubblicitario, e poi ripartiamo, riprenderò a leggere i vostri messaggi. C'è anche chi mi chiede dove posso seguire sul digitale terrestre, canale 13 del digitale terrestre, se sei in Campania, e in caso contrario devi per forza affidarti allo streaming del nostro sito internet, canale 8.it. grazie, e andiamo in pubblicità. Eccoci qui, rientriamo in diretta. C'è stato un improvviso blackout e quindi momentaneamente, in attesa che ritorni la corrente elettrica, siamo in onda così con il palmare, sì, con il microfono che girerà tra di noi. Allora, Nicola Rispo ha chiesto il posto di uscire al Comune di Napoli, si scherza, si esagera anche negli scherzi, su Insigne e Gaetano Odierna. Napoli-Verona, secondo me non c'era niente di strano, perché se ci fosse stato hanno fatto una pessima recita, giusto. Andrea Fallasconi ci scrive: fate ridere, in realtà Andrea arrivi secondo perché ho visto la tua foto e devo dire che sei forte forte. Gianfranco Bernardini, Luigi Carella, io non dico a te, basta leggere l'80% dei commenti, esempio Lobotka, Elmas, Rachmani, Lozano, Osimhen, eccetera, pure Zapata, ricordo, perché poi dite a chi critica di essere di altre squadre, vabbè, sono contese tra i tifosi, non mi permetterei mai, aggiunge Ernesto, di dire che fa brogli il presidente, no, ma assolutamente, era una nostra considerazione per dire che invece è ligio alle regole, rispettosissimo delle regole, come è giusto che sia. E va bene, poi c'è il troll che continua ad argomentare, però gli hanno consegnato di cambiare canale, sul 27 si parla di altre cose. E allora, facciamo così, Joe, un rush finale, domani c'è la presentazione della squadra e poi sabato. Ecco qui, è tornata intanto la luce, abbiamo di nuovo la luce qui sul palco. Domani e poi sabato, dicevo, c'è questo test amichevole con la Provercelli, cosa ti aspetti? Allora, intanto l'allenamento è... Speriamo in un clima...
andate bene, 500 presenze, distanziamento, tutto a posto, quindi le cose, l'organizzazione procede bene. Devo dire che il Napoli insiste molto per fare questi eventi, perché qui qualche pressione non neghiamo che ci sia, perché le autorità locali naturalmente sono preoccupate. E poi sabato, diciamo, il gran finale, no? La giornata conclusiva, che sarà domenica, però quella completa, l'ultima, sarà sabato, mattina di riposo. E poi ore 17:30 contro la Pro Vercelli, che ieri ha preso 4 gol dall'Inter, in amichevole, e che sabato sfiderà il Napoli. Aspettiamo di avere altri spunti, vediamo che tipo di scelte farà Spalletti e che risposte arriveranno sul campo. Dovrebbe, Silver, si dice che Spalletti potrebbe parlare dopo la conferenza, attendiamo conferme dal Napoli, e poi domenica l'ultimo allenamento al mattino come da tradizione prima della partenza, insomma ultime curve del ritiro di Di Mano 2021. E poi c'è il Bayern il 31. Sì, poi c'è il Bayern il 31 a Monaco, si giocherà alle 18:30, amichevole importante di domenica, se non erro. Il Napoli oggi ne ha annunciata un'altra, mercoledì successivo, 4 agosto, sì, contro il... Sì, esatto, contro il Cracovia in Polonia. Si giocherà anche in quel caso alle ore 18, mezz'ora prima rispetto alla gara col Bayern Monaco, e sarà proprio l'ultimissima amichevole prima del secondo ritiro, o la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, dove sono annunciate altre due amichevoli non ufficializzate. Una delle due dovrebbe essere contro l'Aquila, l'altra potrebbe essere contro una squadra di Serie B. Spalletti ha chiesto di alzare un pochino il livello degli avversari, giusto per tenere la squadra sulle spine, perché il ritiro di Castel di Sangro terminerà a Ferragosto e il Napoli una settimana dopo comincerà il proprio campionato a Venezia, anzi col Venezia, allo stadio Maradona. Perfetto, Gio, allora recupero il microfono, ti ringrazio e ti libero, e così ci avviamo anche noi verso il rush finale, l'ultima mezz'ora di questo appuntamento di Linea Calcio da Di Maro. Domani sarà giornata piena, nel senso che andremo sulla falsariga di quanto fatto ieri con la programmazione 13:30 con le informative del nostro TG. Mentre ritorna la luce all'improvviso sul nostro palco, 17:30 Linea Calcio da Di Maro, poi dalle 21 in onda per seguire anche la presentazione della squadra. Quindi appuntamento a domani, ti ringrazio come sempre per la professionalità, ti faccio i complimenti per la professionalità e per i contributi che ci dai. Grazie Silver, grazie a voi, a domani. Grazie a Giovanni Scotto. Io vado al telefono non prima di aver salutato il mio amico Gepi Scognamiglio, ottimo attore. Posso ritornare al microfono tradizionale. Ringrazio ancora Giovanni Scotto e vado al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, sì. Mi sente? Allora, senti, io volevo fare un paio di domande. Io non la sento però. No, la sento male. Sì, io ti sento. Ciao. Ah, ok, ciao. Sono Giuseppe di Afragoli, io volevo fare alcune domande. Allora, siccome sì, che si parlava di Koulibaly, allora, se Koulibaly dovesse partire, secondo me si parte già con il piede sbagliato, o no? Questa è la prima domanda. Poi vorrei sapere se Spalletti avrà una squadra adeguata per combattere con quelle là davanti, visto che da 3-4 anni si fa sempre a metà del campionato. Già si può sfasciare tutto, si vuole mandare all'allenatore, si vuole a metà campionato. Poi non lo so, cioè una squadra adeguata per combattere per il campionato, quando è che si fa? Cioè il presidente quando è che si decide di farlo? Oppure, oppure gli tifosi che si mettono a fare casino per fare arrivare dei campioni a Napoli, visto che non arrivano mai. Quindi se mi può dare queste risposte, bene. Ti rispondo carissimo. Ma innanzitutto su Koulibaly, saluto intanto Italia Mele che ci ha raggiunto, su Koulibaly non è come dici. La sensazione era del tifoso precedente che diceva insomma che avrebbe intenzione di andare via, ma non è così.
questo te lo posso assicurare. Anzi, Koulibaly è una persona di grandissima intelligenza, se manda anche quei messaggi che sono identificativi con la napoletanità, con la città, non lo fa a caso, non lo fa per poi essere smentito o per poi dover salutare. Questo qui mi pare si possa dire con certezza. Poi tu chiedi quando farà una squadra competitiva per poter vincere lo scudetto? Beh, ti sei perso, secondo me, il contenuto delle parole di ieri. Bisogna andare passo passo, fare le cose passo passo e partire dalla base, perché si sta riorganizzando un progetto. Ma io ho idea che la squadra sia molto competitiva già e che possa essere perfezionata. Italia, cosa pensi? Buonasera. Innanzitutto buonasera, vi complimento con Silver per la sua tenuta fisica, considerando il freddo e la sua mise estremamente estiva e ottimista, bravo come sempre. Allora, la squadra competitiva quando la farà? Questa è una squadra competitiva, lo dicevamo oggi, è una squadra che ammalia, tutti gli allenatori che arrivano a Napoli se ne innamorano tutti perché il tasso tecnico è molto alto. Ha fatto 395 punti in 5 anni con una media di 79 punti abbassata dall'anno nefasto dell'andata via di Ancelotti che aveva accumulato un bottino veramente scarso e l'arrivo di Gattuso, altrimenti la media sarebbe stata ancora più alta. Tanti punti, quindi tantissime vittorie, manca soltanto un passo secondo me per portare a casa un trofeo che sia ancora più prestigioso e importante della Coppa Italia. E io sono convinta che sia un problema mentale. Spalletti lo ha sintetizzato con una parola, consapevolezza. Sono bravi, sono belli, devono esserne convinti sempre e non lasciarsi travolgere dalle tempeste che inevitabilmente attraversano una stagione, perché è la continuità quella che fa la differenza. Quindi, detto questo, non dobbiamo dimenticare che però il Napoli non gioca da solo, ha dei competitor che sono bravi, anche più bravi, quando sono meno bravi vengono sostenuti e questa è cronaca, non è un racconto, diciamo così, romanzato dei fatti, per cui devi essere ancora più bravo del bravo. Allora, il Napoli lo scudetto l'ha vinto recentemente ed è stato uno scudetto strappato dalle maglie azzurre per come sappiamo. Oggi io credo che anche da questo punto di vista Spalletti comunque rappresenti una garanzia, perché lui l'ha detto, per vincere bisogna avere squadre forti. Io non sono assolutamente convinta che sia uno di quegli allenatori che sacrifica in nome del fatturato qualsiasi velleità. Allora vediamo, questa squadra è forte, se rimane così con un terzino sinistro importante, e allora penso che potrà togliersi delle belle soddisfazioni. E allora andiamo al telefono ancora, se c'è un telespettatore in linea. Pronto? 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 Sì, pronto. Ciao, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera. Senti, io sono uno che è stato a Di Maro, sono stato allo stadio. Sì. Vado allo stadio, però dal Napoli-Verona ho un po' lasciato perdere questo Napoli che mi ha deluso tantissimo. Scusa se ritorno su questo argomento. Sì. Perché ho visto che Insigne chiede ancora più soldi. Con quella figuraccia che abbiamo fatto, ma l'amore per la maglia dove sta? Va bene, ti rispondiamo, grazie per aver chiamato. Un'altra cosa volevo dire. Secondo me ci fa proprio un errore nell'impostazione del discorso. Il tifoso dice: sono stato a Di Maro, sono molto deluso, da Napoli-Verona mi sono disaffezionato, mi sono allontanato e Insigne vuole ancora più soldi per il rinnovo del contratto dopo il flop. È proprio il ragionamento che è sbagliato, cioè proprio l'accostamento che è sbagliato. Allora, proviamo ad azzerare il discorso. Innanzitutto abbiamo trascorso quasi un anno invocando che le parti si incontrassero per evitare di arrivare a questo punto con Insigne che sarebbe ritornato, lo abbiamo detto in diretta in tempi non sospetti, che sarebbe ritornato dopo aver fatto un grande campionato europeo, non abbiamo detto che l'Italia lo avrebbe vinto e quindi si sarebbe trovato in una posizione di forza nel rinegoziare un accordo che per lui potrebbe portare al contratto della vita, è un classe 91 a 30 anni, la società ha seguito la sua strada e oggi la situazione è quella che ci ha raccontato Spalletti ieri sera.
io non riesco a capire perché un calciatore debba rinunciare, quindi un calciatore che fa del pallone la sua professione, il suo mestiere, con tutte le attività che ci sono attorno e tutti gli interessi che ci sono attorno, nel momento cruciale della sua carriera debba rinunciare ai soldi, lui, solo lui, perché è napoletano, perché è capitano e perché la squadra di cui è stato capitano fino a ieri non ha centrato un obiettivo. Se riesci a spiegarmelo. No, allora il discorso non può essere incentrato sulla partita Napoli-Verona, perché Silver l'ha appena spiegato, non può essere un obiettivo mancato da una squadra, quindi da altri 10 compagni, anzi diciamo anche 14-15 compagni, poi a far sì che lo paghi soltanto uno. Secondo me il discorso va considerato in una maniera un po' più ampia. Ad oggi fare qualsiasi tipo di illazione è un po' quantomeno precoce, perché dovrà esserci l'incontro tra il presidente Insigne e immagino anche i suoi procuratori. Quello che ne verrà fuori verrà poi analizzato quando verrà fuori. Anticipare i tempi non lo trovo un esercizio interessante, perché parliamo del nulla. Detto questo, ovviamente va tutto contestualizzato e noi, il mondo, non qui noi, voi, il Napoli, l'Insigne, il calcio italiano, il mondo sta vivendo un momento storico molto particolare. La pandemia ha determinato un cambiamento di equilibri, un cambiamento di realtà di cui tutti devono prenderne una consapevolezza. Il calcio è in grandissime difficoltà, il Napoli un po' meno degli altri, al di là dei segnali di allarme lanciati da De Laurentiis, perché è sempre stata una società estremamente prudente, ma di fatto questa prudenza lo porta oggi a fare delle scelte che potranno non piacere a tanti, ma che di fatto devono essere accettate. Ora, credo che un po' anche i calciatori in generale debbano rendersi conto di quello che è il momento storico. Però al di là della consapevolezza o meno che tu puoi avere, in generale devono esserci dei club disposti poi a pagare quello che è un ingaggio al quale tu auspichi. Se c'è qualcuno che può garantire a Lorenzo Insigne un ingaggio importante, l'ultimo contratto della carriera, e anche una vetrina, perché no, di un prestigio mondiale, il ragazzo ha tutto il diritto di poter fare una scelta del genere. Ovviamente l'auspicio nostro, il mio, ma assolutamente mi sento di poter parlare anche a nome di Silver e di la maggior parte dei tifosi del Napoli, ma credo anche dei rappresentanti della società sportiva Calcio Napoli, è quello che Insigne resti, perché io personalmente un Napoli senza Insigne non riesco ad immaginarlo, ma credo che anche Lorenzo non si immagini con una maglia diversa da quella del Napoli. Però poi al di là dei buone però intenzioni, può succedere tutto. Al di là delle buone intenzioni può accadere tutto e va accettato. Allora, io ho una mia posizione molto chiara, credo che giocare anche un anno a scadenza non sia una tragedia, normalissimo, secondo me è un professionista straordinario, ha acquisito anche tante sicurezze in più. Io sono convinta che il campionato può tranquillamente iniziare con Insigne capitano e con un contratto non rinnovato, senza farne tragedia, perché poi è il contesto quello che determina molte volte la problematica. Allora, se siamo tutti consapevoli e maturi e non si chiede soltanto tanto ad Insigne la maturità, dobbiamo dire che si può giocare anche a scadenza, lo ha fatto Messi in questa stagione, e allora poi si vedrà, vediamo che cosa succede nel mondo, nel calcio, nelle nostre vite. Mi sa che ci facciamo un po' troppo male da soli e che si cerchi un po' troppo la polemica. Ecco, questo è, allora io dico, il ragionamento di Italia è perfetto, può succedere qualsiasi cosa, l'epilogo può essere di ogni genere, può darsi che si rinnovi, può darsi che vada via, può darsi che rimanga a giocare l'anno in scadenza e rinnovi magari alla fine della prossima scadenza stagione, e poi rinnovi alla fine della stagione, però da qui a pretendere, a considerarlo causa esclusiva di un fallimento sportivo, addirittura prima ho dovuto leggere messaggi questa è Ilaria Ferrero che scrive giustamente, ma basta, ancora non ha parlato con il presidente e già se ne dicono di ogni, ma poco fa ho dovuto leggere un messaggio di un telespettatore che dice che Insigne non sa fare niente, che Insigne non sa tirare, che Insigne non sa segnare, che Insigne non sa dribblare, che Insigne perde tutti i contrasti. E allora dico io, guarda un po', mi è mancata proprio la fortuna, è andata tutta Insigne che ha fatto 110 gol con la maglia del Napoli. Ragazzo fortunato, ma la fortuna aiuta, allora bisogna tenerselo un calciatore così fortunato. Se è così fortunato, però si è ingenerosi, si è
si è con animo corrotto quando si Silver, dicono cose così. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, perché lo faccia nel rispetto e nell'educazione, perché noi non consentiamo che si vada oltre certi limiti, almeno da queste parti. Però bisogna anche essere logici e razionali quando si parla, perché si può dire quasi tutto, ma bisogna dire cose sensate e intelligenti, altrimenti è come così, parlare alle stelle. Bah. Allora, vediamo se possiamo tornare al telefono. Pronto? Ciao Silvia, buonasera. Francesco da Torre del Greco. Signora Italia, buonasera. Ciao, ciao Francesco. Allora ragazzi, io vedo che questa squadra è una squadra buonasera a voi. È una squadra forte, anche se un pochettino incompleta, ma è una squadra forte. La mia domanda però è a voi è questa. Visto che nel girone di ritorno noi perderemo Koulibaly e Osimhen, vanno via a giocare la Coppa d'Africa, e le altre squadre concorrenti a noi resteranno uguali, secondo voi come potrà fare il nostro mister a tirare fuori dal cilindro il coniglio? Vi ringrazio, buona serata e buon lavoro. Ciao, grazie. Francesco da Torre del Greco chiede com'è possibile, cioè come farà Spalletti a gestire il mese più difficile, quello di gennaio, senza Koulibaly e Osimhen partenti per la Coppa d'Africa? Perché fa parte del suo lavoro, e i risultati noi non possiamo conoscere ovviamente, perché non abbiamo la palla di vetro, però dobbiamo dire che il suo lavoro è fare anche questo, gestire un mese di gennaio nel quale i suoi due calciatori forse più prestigiosi, fatta appunto eccezione degli europei, e quindi diciamo Insigne, Zielinski, insomma, e gli altri saranno assenti per una competizione che esiste, che c'è da sempre. Il Napoli sa che farà meno di Koulibaly e Osimhen, e appunto Spalletti è un allenatore che viene pagato anche per gestire queste situazioni. Anche in questo io non ne farei una tragedia anticipata, si sa, è un dato di fatto, al di là degli infortuni che possono accadere, che noi non conosciamo, ad oggi abbiamo una certezza: a gennaio non ci saranno né Insigne e né Osimhen. Quindi se la società ritiene di poter comunque affrontare anche questo momento così, con una rosa ampia a disposizione, ieri l'ha sottolineato Spalletti, c'è bisogno comunque del doppio di qualità, l'ha detto più di una volta, perché io devo giocare tante partite, ho momenti in cui non avrò i calciatori, ripeto quello che ho detto prima, è una garanzia da questo punto di vista l'allenatore, e quindi fa parte del suo lavoro. Noi abbiamo altre responsabilità, altri problemi da risolvere, questo sinceramente è un problema che dovrà affrontare e risolvere Spalletti. Io sono ottimista sinceramente. E allora ci fermiamo, break pubblicitario, e poi ripartiamo. Eccoci, calma, siamo in onda. Erano andati in ansia i nostri colleghi da Napoli. Allora, Ita, che cosa è successo? Mi racconti la fuga dal campo? Sì, allora l'allenamento è iniziato in maniera normale, anche se un po' in ritardo rispetto alla programmazione, con un bel riscaldamento a base di torello che ha visto coinvolti tutti i giocatori, devo dire con tantissima allegria e anche voglia di essere protagonisti, perché come evidentemente disse una volta Spalletti, è riuscito già ad inculcare il concetto, anche quando ci alleniamo vogliamo vincere, perché ci sono anche poi dei premi in palio, ma al di là di questo veramente c'è tanta voglia di primeggiare. E devo dire che sinceramente, sottolineando un calciatore di quelli che è andato un po' peggio degli altri nella scorsa stagione, ho potuto ammirare le qualità tecniche di Lobotka. Voi dite, ma come, in un torello apprezzi le qualità tecniche di un calciatore? Sì, perché quando il torello è fatto sotto pressione ed hai anche l'aggressione da parte del tuo, diciamo, competitor che vuole rubarti la palla, gestire con tocchi al volo il pallone non è da tutti e non è facile. E devo dire che Lobotka da questo punto di vista mi ha colpito tantissimo, quindi secondo me ha dei piedi veramente importanti. Vedremo se riuscirà a essere rigenerato dal resto da appunto mister Spalletti. Dopodiché è iniziata la partitella, ovviamente a campo ridotto, ma all'improvviso si è scatenato l'inferno sul campo di Carciato, un inferno però bagnato, e sono fuggiti tutti all'interno della palestra che è ai margini del campo stesso, si sono rifugiati tutti i membri dello staff e i ragazzi, anche perché probabilmente al di là della grandine che cadeva copiosamente è anche pericoloso forse per i fulmini, no? Poter stare lì all'aperto.
di fatto sono tutti scappati via e poi quando la tempesta si è acquietata, pur continuando a piovere, sono tornati a finire il lavoro che avevano lasciato in sospeso. Eh beh, è stata una fuga, ma sapessi qui che cosa è successo? Si è allagato tutto. In piazza, sì, ci sono stati stand che non tenevano la pressione dell'acqua, continua a piovere e fa anche freschetto. Decisamente. Decisamente, però domani e dopodomani la condizione potrebbe, la condizione dovrebbe, meteorologica dovrebbe essere ben buona, insomma, per far fare questo saluto a questa squadra, a questi tifosi. Pare che ci si avvicini al sold out, sia per quello che riguarda le presenze nel campo di Carciato per l'amichevole con la pluriscudettata Pro Vercelli, sia appunto anche per la serata di domani sera, e questo sarebbe un bel segnale perché vorrebbe dire veramente entusiasmo ed energia che aspettano questa squadra per la prossima stagione. Ve la racconteremo per quello che riusciremo a vedere, vi trasferiremo tutte le emozioni di questi due giorni che aspetta il Napoli. Poi la mattinata invece si è svolta regolarmente sul campo di Carciato con allenamento, insomma, ne avrete sicuramente già parlato. Ci sono stati anche questa volta tanti dialoghi individuali o di microgruppi fatti da Spalletti. Ha parlato moltissimo con Elmas e Koulibaly, la strana coppia. Si sono trattenuti a parlare con il mister e anche con i suoi collaboratori, c'era anche il direttore Giuntoli lì presente, e mimava Spalletti anche secondo me, del distanziamento, cercava di far capire delle cose importanti ad Elmas e a Koulibaly, forse relative alla distanza tra le parti. Comunque molto coinvolgimento anche nei confronti del Macedone. E poi c'è stato un colloquio fitto, no? Che ha anche attirato l'attenzione di tutti i cronisti presenti, tra il direttore sportivo e Osimhen. Hanno parlato un bel po' di tempo e tutti a chiedersi che cosa quale potesse essere il tema della chiacchierata. Probabilmente sono organizzazioni logistiche, indicazioni che vengono date al calciatore in relazione magari a visite che possono arrivare di parenti dall'estero. Sappiamo che qui c'è grande rispetto del protocollo, grande rigidità appunto nel rispetto delle norme Covid. Quando arriva qualcuno dall'estero, peraltro anche la Regione Campania oggi ha emanato un'ordinanza che è molto restringente rispetto al passato, per cui si davano un po' indicazioni ad Osimhen circa appunto gli eventuali contatti che potrebbe avere con parenti che arrivano dall'estero. Abbiamo svelato anche questo mistero. Allora, andiamo al telefono, ultimo amico in linea. Sì, pronto? Ciao Silver, sono Luigi. Ciao Luigi. Pronto? Ciao, forza Napoli sempre. Eccomi, forza Napoli sempre, allora. Ciao. Ciao, allora, volevo dire tre cose. La prima, che secondo me è la più importante, e volevo fare i complimenti a Italia per il nuovo taglio. Ti fa complimenti, eh? Una palla di complimenti. Grazie, Steven. grazie. La seconda, io dall'atmosfera che vedo negli allenamenti ho la sensazione che quest'anno con Spalletti ci divertiremo durante il campionato e ci leveremo anche delle belle soddisfazioni. E la terza invece è sull'inaugurazione dello stadio Maradona. Io penso che nella storia non esista uno stadio inaugurato, uno stadio di calcio inaugurato con l'assenza della squadra di calcio. È una cosa veramente, ci vuole una mente perversa per organizzare una cosa del genere, quindi non vorrei che dietro ci fossero altre motivazioni, come ad esempio l'avvicinarsi delle elezioni comunali. Volevo sapere voi che cosa ne pensavate. Ti rispondiamo. Immagino che questa sia anche l'ultima telefonata per questa sera. Aspetto soltanto la conferma da parte della nostra regia. Abbiamo tre minuti e chiudiamo. Ok. Questione inaugurazione dello stadio. E si ripercorre la linea del mancato accordo con la società e tutte le cose che ci siamo detti anche ieri. Oggi c'è stato l'intervento di Ciro Borriello proprio in contemporanea con il nostro TG sportivo per Canale 8, c'era Radio Marte, e quindi abbiamo anche ascoltato l'intervento dell'assessore allo sport. Vogliamo evitare di creare, cioè di alimentare anche il contenzioso, almeno quello che si legge o che può trasparire, tra società e comune per l'inaugurazione di uno stadio dedicato alla leggenda
mentre qualche danno il temporale deve averlo arrecato. Io direi proprio di sì, perché stanno passando diversi mezzi dei vigili del fuoco. Allora, come la risolviamo al momento la questione? Allora, prima di tutto, secondo me bisogna un attimo capire che qua si parla di rispetto. Io credo che Diego Armando Maradona meriti rispetto, perché essere coinvolto in una querela del genere è assolutamente irriguardoso nei confronti della sua memoria. Io credo che bisogna fermarsi un attimo, ragionare, fare un bel respiro, ecco così, e pensare che tante cose si possono evitare, soprattutto le polemiche, perché non si può vivere perennemente in uno stato di stress e di tensione anche per una cosa bella, emotivamente coinvolgente, che ha una eco mondiale, perché qualsiasi cosa riguardi Diego Armando Maradona ha un eco mondiale. È un atto di amore nei suoi confronti straordinario, fatto da un popolo intero che lo ama, lo amerà e non lo dimenticherà mai. E quindi, secondo me, fermiamoci, riorganizziamo tutto, mettiamoci d'accordo, rispetto per Diego, rispetto per i tifosi, rispetto per la sua memoria, ed evitiamo queste pessime figure che non fanno onore a nessuno. E allora noi ci avviamo alla conclusione, domani giornata lunghissima, collegamento con il TG per lo sport, negli approfondimenti della nostra informazione, poi 17.30 linea calcio da Di Mario, e poi la sera assisteremo alla presentazione della squadra. Benissimo. Ok. Ci siamo. Vediamo un po' se siamo anche in chiusura, se posso chiudere, se posso... Un minutino per lanciare la nostra informazione. Riusciamo, caro Tony, a non finire nel telegiornale, perché siamo sopravvissuti al temporale. Sarebbe che è stato una notizione aprire con noi coinvolti in questa cosa, non era da poco. No, dai, scherziamo, salutiamo il direttore, chiaramente. A Napoli fa molto caldo, qui invece la situazione è completamente diversa, però anche questo freddo e questa pioggia creano problemi e danni. Io direi di usare, perché ormai ho sposato questa causa, caro Silver, e tu sono d'accordo che sei con me, anche tutta Canale 8 è d'accordo con me, io direi di usare questi minuti anche per la solita comunicazione. Vaccinatevi, vaccinatevi, perché c'è bisogno di tornare alla vita normale, perché lo stadio Diego Armando Maradona dovrà essere inaugurato con la presenza dei tifosi. Altrimenti non ha nessun senso. E magari lanciamo anche un sondaggio per i nostri telespettatori, che cosa pensano di tutto questo e che cosa farebbero al posto di chi deve decidere. Ci fermiamo, diamo la linea a Napoli, nessun break, ci sono le notizie del nostro TG, appuntamento a domani, ciao.